Se la carenza di sangue registrata la scorsa settimana con oltre 2600 unità di globuli rossi mancanti negli ospedali sembra rientrata, a preoccupare gli esperti del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità è il picco di influenza annunciato nei prossimi giorni. Raffreddore e febbre potrebbero tenere a letto milioni di italiani, tra cui tanti donatori. Fattori che, insieme al maltempo che ha colpito molte regioni, sono stati determinanti per far scattare l'allarme. Attualmente l'emergenza sangue è rientrata. La produzione e il consumo possono presentare durante l'anno dei picchi. I picchi possono essere in alto o in basso. In genere nel periodo dell'influenza, quindi gennaio-febbraio, nel periodo estivo, si può avere un picco in basso della produzione di globuli rossi. Quest'anno, complice l'influenza più virulenta, complice il maltempo, complice anche, diciamo, la disaffezione verso le vaccinazioni, questo picco negativo è stato assai più pronunciato. Una sacca di sangue può essere vitale per tanti pazienti. Nei paesi del mondo industrializzato almeno il 50% del fabbisogno trasfusionale, forse anche di più, viene assorbito dai pazienti cosiddetti medici, quindi da pazienti affetti da anemie croniche, dai pazienti oncologici, dai pazienti affetti da emoglobinopatie, mentre un'altra parte quantitativamente inferiore è assorbita dall'attività chirurgica in routine e in urgenza. Per quanto riguarda il fabbisogno di sangue, l'Italia è un paese autosufficiente, sono 1,7 milioni i donatori di sangue e nel 2015 sono state prodotte 2,5 milioni di unità di globuli rossi, sono stati trasfusi 8.500 emocomponenti al giorno e curati 635.000 pazienti.